significati. Quindi noi diciamo no alle diete quelle. In una grande mostra a Padova al Museo agli Eremitani. Rassegna è la nave degli Argonauti di Lorenzo Costa attraverso due secoli di scuola pittorica veneta con inserti di importanti artisti lombardi. Gentili telespettatori, buon pomeriggio da Albero Bello. Come vedete in queste immagini che scorrono sotto i titoli di testa, siamo nella città famosa in tutto il mondo per i suoi trulli. Ed è qui che si conclude la seconda tappa della 25esima edizione del Giro di Puglia, la Trani-Albero Bello di 162 km. La tappa più breve dal punto di vista del chilometraggio, però probabilmente la tappa più difficile, più impegnativa dal punto di vista del contenuto tecnico. E ne parliamo subito con Davide Castani. Sì, siamo nelle Puglie, quindi grosse lunghe salite non ci sono. Oggi la tappa forse più difficile, però ho visionato il percorso, non presenta particolare difficoltà, a parte uno strappetto a 7 km dalla conclusione. Il percorso 162 km, l'ultimo tratto, 4 giri del circuito qui di Albero Bello, un circuito di 13 km 600 metri. Bisogna stare, i corridori devono stare particolarmente attenti perché gli ultimi 5 km sono tortuosi, con strade anche abbastanza strette. Ecco, probabilmente la selezione può avvenire proprio a causa del tipo della strada, non tanto del tipo della salita. Comunque alla partenza, qui si riferiscono queste immagini, non parte Zanette, quindi sono 132 i corridori che prendono il via, con Kirsi Pu ovviamente in maglia di leader dopo il successo di ieri a Cerignola, con 2 secondi di vantaggio su Martinello, 4 su Braica e 5 poi su Di Biase, Baffi e tutto il resto del gruppo. L'avvio è subito piuttosto rapido e c'è uno scatto di Tafi in partenza. Tafi raggiunge anche un vantaggio massimo di 1 minuto, poi viene fermato praticamente all'altezza di un passaggio a livello. Tafi che si sta preparando in maniera specifica per il mondiale, quindi sta facendo una corsa quasi per conto suo. Difatti proprio ieri in prospettiva campionati del mondo, dopo la tappa ha affrontato altri 80 km in compagnia di Gianni Faresin, pure lui convocato per i campionati del mondo, quindi un lavoro supplementare per lui. Cerca soprattutto di fare fatica perché siamo a una settimana, poco più, dai campionati del mondo, e questa è la settimana più importante, come abbiamo detto anche ieri, per lavorare più di altre volte. E Tafi lo sta appunto facendo. Il servizio di radioinformazioni composto da Stefano e Virgilio Piccolo, da Gianni Seghetti, da Virgilio Rossi, Marco Selleri e Fausto Piccinini ci informa di questo avvio molto rapido con la prima ora di corsa che vede coperti 40 km e 100 metri. E poco dopo c'è l'azione di Duma e Gamito, il corridore portoghese che si stacca e lasciando all'ucraino Vladimir Duma, uscito dopo 60 km circa dal via, il compito di alimentare questa azione principale nella fase centrale del gruppo. Qui siamo con le immagini al passaggio sulla linea del traguardo, al primo passaggio sotto linea del traguardo a 40 km dalla conclusione. Adesso il vantaggio massimo era di 3 minuti e 50, poi 1 minuto e 45. Adesso siamo nel momento in cui sta per essere ripreso Duma. Ecco qui che Duma viene ripreso dal gruppo che si riporta su di lui quando mancano 4 km al passaggio del giro. Ed eccoci all'inizio dell'ultimo giro con l'azione di Alberto Elli che passa con un piccolo vantaggio sulla Domada e Tafi che stanno allungando il gruppo. Curiosamente Davide Elli, compagno di squadra di Kirsi Pu, è lui che accende la miccia. Questo è abbastanza strano perché di solito la squadra che ha l'uomo in testa alla classifica non attacca. Probabilmente Kirsi Pu non si sente particolarmente. Gambe, quindi ha lasciato via libera ai compagni di squadra, ecco, e soprattutto Adelli che secondo me è poteva, un po' l'animatore qui Elli di questo finale. Secondo me poteva essere inserito nella nazionale azzurra, un corridore di grossa esperienza, io se fossi stato commissario tecnico l'avrei inserito. Vediamo che c'è anche, a proposito di azzurri, c'è Bettini in questo gruppetto, mentre
parecchi altri azzurri si stanno dando da fare, si segnalano molto attivi nelle prime posizioni anche Bugno, Rebellin, qui con Elli e con Puttini ci sono Cassani, Fincato, Bettini e Giacomelli. Ecco, questo è il gruppettino che sta guidando la corsa. Adesso c'è Marco Fincato che soltanto in questo finale di stagione può riprendere un po' ai suoi livelli, diciamo. Livelli che gli competono, ricordiamo che 2 anni fa vinse il campionato italiano cronometro, vinse il trofeo dello scolatore, quest'anno ha praticamente corso mai perché ha fatto qualche corsa in stagione, poi questo problema, la schiena lo ha tenuto lontano dalle corse 4 mesi, ha ricominciato solo il mese di agosto e adesso va abbastanza bene. Dunque con Elli e con Bettini c'è ancora Puttini, vincitore del Gran Premio Industria e Commercio a Prato, c'è Enrico Cassani e c'è Giacomelli, corridore della Amore e Vita. È un gruppetto abbastanza ben amalgamato, c'è Bettini adesso in coda, però hanno una dozzina di secondi massimo di vantaggio, ogni tanto il gruppo si riavvicina, è un circuito finale questo qui che dà possibilità di, e qui siamo a 10 km dalla conclusione, dà la possibilità di fare degli agguati, però non consente poi di fare troppo vantaggio. No, anche perché la situazione non è ancora ben chiara, perché ci sono velocisti, ecco, che ancora molto attivo, sono un po' in difficoltà, proprio questo circuito per le curve, per la strada a volte stretta, per questo strappo di 1 chilometro a 6 chilometri da conclusione, ha messo un po' in difficoltà certi velocisti, quindi corridori, compagni di squadra hanno avuto vie libere e hanno tentato la fuga. Ha detto proprio ci sono uomini, per esempio Tavi che ha stealth nel gruppo, fra l'altro Radio Informazione dice proprio che c'è Zanini in Museo si è staccato per primo, poi Zanini e poi anche Lombardi, ecco un altro velocista che poteva puntare anche alla vittoria finale, che sono passati al giro precedente già con 1 minuto e mezzo, quindi ormai vantaggio che sta aumentando. Sì, oggi la corsa è stata viva fin dai primi chilometri, media subito veloce 41, sì. Adesso dopo 3 ore di corsa Zanini, non dimentichiamoci che ha corso sempre alla grande nelle ultime corse, è uno che doveva conquistarsi la maglia azzurra, quindi fa questo Giro delle Puglie momento di appagamento, tirare il fiato, esatto. Prima di, al contrario di Tavi che invece lui della maglia azzurra era sicuro, quindi ha corso in una certa maniera, e qui invece cerca di fare un po' più fatica proprio per trovare la condizione ideale, quindi il problema di Zanini non è assolutamente un problema, ma è un avvicinamento ai campionati del mondo. Si stanno dando da fare Rebellin, Hamburger, Bugno nelle primissime posizioni del gruppo che si mantiene sempre con un ritardo fra gli 11 e i 14 secondi, quindi siamo ancora non a vista perché le curve spesso, ecco qui siamo in uno dei pochi tratti di rettilineo, però in linea di massima di dietro non vedono mai i fuggitivi. Hai visto adesso, sta tirando Tafi e il gruppo come si allunga, questo è sinonimo di alta velocità, vedete adesso dà il cambio e il gruppo si... E infatti vediamo che Bettini ha il tempo di rialzarsi per controllare anche, appunto, perché qui dicevo questo è uno dei pochi tratti di rettilineo e quindi qui può vedere più o meno a occhio la distanza del gruppo. Adesso c'è questa curva a destra e si entra nel tratto direi più difficile, sia perché c'è lo strappetto sia perché la strada è molto molto stretta. Sì, difatti qui si potrebbe decidere la corsa, mancano solo 7 km alla conclusione e dopo questa curva c'è questo strappo di 1 chilometro, però il gruppo sta guadagnando terreno, adesso è segnalato a 50 metri, non di più. Ci sono gli uomini della Saeco che stanno tirando, abbiamo visto prima Savoldelli, molto attivi, probabilmente per Donati che è in condizioni eccezionali, non hanno nessun velocista qui, non c'è Cipollini, Petito non è ancora... Infatti Petito faceva parte del gruppo degli staccati. Esatto, però c'hanno un Donati che ultimamente ha ottenuto una serie impressionante di piazzamenti. C'è Fincato nell'ultima posizione adesso del gruppetto che ha imboccato ancora questa piccola... strettoia quasi, fra l'altro fra poco c'è anche un tratto ancora più stretto e ancora più in salita, anche se non si può parlare di salite vere e proprie, però sono punti, terreni in cui è possibile tentare il colpo di mano. Già sullo sfondo si intravede il gruppo, è lì. Sì, è a 50 metri. I corridori sono fortunati perché c'è un clima splendido, non c'è vento, temperature... I ventagli si sprecavano. Qui nelle Puglie, difatti, il problema maggiore è il vento quando soffia e anche il clima è veramente gradevole, ottimo per preparare i campionati del mondo. Quindi è stata una
buona almeno. Scelta, una giusta scelta quella di gran parte degli azzurri, 10 su 12 sono qui, di rifinire la preparazione e la condizione proprio partecipando a questa ultima corsa a tappe prima del mondiale che si svolgerà a Falkenburg l'11 di ottobre. Intanto siamo nello strappo, ecco, questo strappetto non è niente di trascendentale, però potrebbe fare selezione. Adesso Ellie che sta... Ci prova ancora. Ci sta provando, nell'inseguimento c'è... Ecco, vedete che sta proprio uscendo Donati che ha raggiunto e superato corridori che si sono staccati e si è portato nella scia di Ellie, Giacomelli, poi anche Puttini in quarta posizione, però un po' in difficoltà. Ellie ancora che sta cercando di fare selezione, ma è Donati che si riporta su di lui, quindi non solo Ellie non riesce a fare selezione, ma si sta trascinando dietro un pericolosissimo rivale. C'è anche Giacomelli ancora che tenta di resistere, Puttini invece non sembra in grado di farcela, cede terreno anche Giacomelli, cede Puttini, resiste Donati invece, eccolo lì Donati che va ora al contrattacco, scatto di Donati, Massimo Donati, contrattacco adesso dopo l'azione di Ellie e Massimo Donati, vediamo che Ellie non riesce a mantenere il contatto con la ruota di Massimo Donati e ora l'azione può diventare decisiva per Donati perché è un corridore sicuramente adatto a questo tipo di finale. È un corridore che è principalmente scalatore, ha vinto difatti quest'anno le due prove, la classifica finale dello scalatore, però in questi ultimi due mesi è sempre nei primi cinque. Questo ragazzo 31enne di Santa Maria Monte in provincia di Pisa è arrivato recentemente, si è classificato recentemente secondo al Giro dell'Emilia, è arrivato quarto alla Coppa Sabatini, quinto al Giro del Lazio, secondo al Gran Premio di Prato, terzo alla Coppa Placi. Veramente una condizione straordinaria, un corridore che nei mesi estivi è sempre andato forte, ma quest'anno si sta superando. Intanto alle spalle, ecco, lo vediamo, riusciamo a intravedere quello che sta succedendo alle spalle di Donati, si è formato un gruppettino con Rebellin, Boamburger, Gianni Bugno, Giacomelli, Ellie e Puttini, però Donati sembra in grado di mantenere il suo margine di vantaggio. È qui che si vede la grande condizione di Donati, come ho detto prima è uno scalatore e sta mantenendo a debita distanza un gruppo che cerca di raggiungerlo e sappiamo benissimo che nel ciclismo di oggi mantenere 10-12 secondi nei confronti di un gruppo che vuole prenderti non è facile quando poi la strada è pianeggiante, quindi un Donati scalatore che sta andando più di 50 all'ora in pianura e che sta tenendo a debita distanza il gruppo vuol dire che sta veramente bene. Ha già superato il cartello dei 2 chilometri mentre non ce la fanno Rebellin, Hamburger, Bugno, Giacomelli, Ellie e Puttini ormai il gruppo si sta avvicinando a loro, quindi si sta ricompattando il gruppo alle spalle di Donati che mantiene una dozzina di secondi di vantaggio. Sembra proprio che ce la faccia. Vuoi sapere una cosa? Qui 2 anni fa vinse Johan Museo, l'ultima volta l'Albero Bello. E sì. Dopo una settimana vinse il campionato del mondo. Quindi se Donati riuscirà a mantenere questo lieve margine di vantaggio, ci sa mai. Donati... Che il vincitore di Albero Bello sia poi sempre automaticamente campione del mondo, non sarebbe male per il toscano Massimo Donati che farà parte della pattuglia degli azzurri di Antonio Fusi al mondiale di Falkenburg. Vediamo, si gira opportunamente, non è possibile ormai a questo punto che il gruppo riesca a organizzare un'azione di replica, soprattutto perché Donati sta andando bene, ecco, non dà sensazione, eccolo lì, mettiamo il teleobiettivo proprio per vedere i primi del gruppo e lì appunto ci sono ancora Bugno, Giacomelli, Ellie, Puttini, Boamburger e Rebellini. Raggiunti proprio adesso. Ecco, raggiunti adesso, infatti il gruppo era proprio lì, quindi gruppo compatto all'inseguimento di Donati, gruppo compatto si intende i migliori perché non è tutto il gruppo intero, all'inseguimento di Donati all'ultimo chilometro, ecco che già sbuca con le telecamere fisse Donati e il gruppo si avvicina molto, Donati sta festeggiando forse un po' troppo presto, attenzione, troppo presto e arrivano quasi a riprenderlo, è baldato con Magnusson che arrivano quasi a riprendere, ecco che passa Tati e ha rischiato. Non lo so se è lucidità o non se ne sia accorto, perché 10 metri in più l'avrebbero raggiunto e superato, perché lui si è praticamente rialzato e dietro veniva una velocità doppia. Ecco, vediamo il replay della vittoria di Donati, che però ecco viene praticamente ripreso, quindi non guadagna neanche un secondo, solo la buono e praticamente vince la tappa, ma non riesce a conquistare
la maglia di leader. Infatti viene premiato solo come vincitore di tappa, mentre la maglia di leader resta a Kirsipu. Ecco qui sul podio di premiazione Massimo Donati, vincitore della tappa di Alberobello. Luca Mazzanti, uno degli azzurri impegnati oggi in una gara che vi ha visto spesso protagonisti. Oggi è stata una corsa veramente intensa. Sì, è stata una corsa abbastanza dura, specialmente qui, finale impegnativo. Niente, io ho provato a fare bene, sono entrato nei primi 10, peccato che in volata mi sono un attimo chiuso, però l'importante è che c'è gamba e vediamo i prossimi giorni. Sembra una specie di prova generale della squadra nel finale. Sì, ma chiaramente vanno forte tutti azzurri, quindi è meglio, è un buon segno per Valkenburg. Ed eccoci allora con il vincitore di tappa e con la maglia di leader confermato, con Kirsipu, che è riuscito a mantenere, sia pure a pari merito con Donati, la maglia di leader. È difficile oggi? Oui, le circuit final est très difficile. J'avais du mal à garder le contact avec les premiers. Donc la dernière tour, il y avait une échappée, mais j'étais quand même tranquille parce qu'il y avait Alberto Elli devant. Et puis je savais qu'il marche très fort, donc j'étais tranquille. Et puis finalement, on les a repris juste avant l'arrivée, sauf Donati qui était dans l'échappée un peu avant. Donc je suis content de garder le maillot. Allora, ha raccontato le emozioni del finale, ricordando appunto la difficoltà del circuito, soprattutto con quello strappo finale in cui cercava disperatamente di non perdere contatto con i primi. Poi c'è stata la fuga, comunque durante la fuga era abbastanza tranquillo perché c'era il compagno di squadra Alberto Elli che faceva parte appunto dell'azione di fuga, e poi è riuscito a riprendere contatto con tutti, meno che con Donati. Però a quel punto è stato merito e quindi colpa di Donati se ti sei fermato e hai soltanto vinto e hai perso quel secondo che ti bastava per essere primo della classifica. Sì, sono arrivato a 30 metri e mi è venuto di fare così. Non ho pensato assolutamente alla maglia. C'è stata voglia di festeggiare? Che cosa è stato? Ma non lo so. Ho fatto quel gesto lì e ho perso la maglia. Però sono contento lo stesso di aver vinto la tappa. È stato un finale molto intenso, soprattutto con gli azzurri grandi protagonisti. Circuito nervoso, quattro volte quello strappo non era niente male. Poi io devo dire che ho fatto tre giri nel mezzo al gruppo, non avevo intenzione di fare la tappa. Poi è stato Savordelli e Frigo che mi hanno preso per la maglia, mi hanno portato davanti a tutti i costi e devo ringraziare loro, insieme a Petito, che mi hanno portato nel gruppettino di Elli. Poi sono rimasto un po' lì, poi quando ho visto che Elli ha calato un po' l'andatura sono partito. Ho fatto subito il voto e sono riuscito ad arrivare all'arrivo anche per pochissimo. E domani la maglia De Mella e Le Maio a Kirsipu o Donati? Je ne sais pas exactement le parcours, donc si c'est un peu moins dur qu'aujourd'hui, j'ai un petit espoir. Allora, lui non conosce bene il percorso, comunque c'è ancora una speranza. Tu che dici, Massimo? Ma non credo, perché lui è molto veloce, senz'altro quando i prossimi giorni si arriverà in volata e lui penso che sì, è il favorito di questo giro. Grazie Massimo Donati, complimenti ancora a Ian Kirsipu. Ricordo l'ordine d'arrivo di questa tappa, seconda tappa che si è conclusa ad Alberobello. Ha vinto Massimo Donati della Saeco Cannondale in 3 ore 56 minuti e 6 secondi, media 41.168. Secondo Baldato della Riso Scotti, terzo Magnusson dell'Amore Vita, poi Bontempi, Bettini, Turicchia, Braichia. E Braichia con questo suo piazzamento ottiene la maglia di leader della classifica punti, mentre in classifica generale, come abbiamo visto, Kirsipu è primo a pari merito con Massimo Donati. Appuntamento dunque domani per la terza tappa da Ostuni a Castromarina di 211 km. Grazie dell'ascolto, buon pomeriggio da Alberobello. Lecce, come vedete dalle immagini che scorrono sotto i titoli di testa, siamo proprio sul mare, quasi nella parte più meridionale della punta della Puglia, ed è qui che si conclude la terza tappa della 25esima edizione del Giro di Puglia, la Ostuni Castromarina di 211 km. È la tappa più lunga di questo Giro di Puglia e con Davide Cassani inquadriamo subito tecnicamente questa tappa, che presenta oltre alla lunghezza anche alcune insidie nel finale. Sono soprattutto queste che possono creare un po' di selezione. Tappa priva di difficoltà, i corridori passeranno sul traguardo a 27 km dal traguardo, poi ci sarà questo giro.
È interessante l'ultimo chilometro perché proprio sotto lo striscione, sotto la fiamma rossa, comincia questo strappetto di 500-600 metri, abbastanza impegnativo. Poi gli ultimi 400 metri torna la pianura. Quindi potrebbero non essere i velocisti i protagonisti e fra l'altro c'è da dire che proprio in virtù degli abbuoni abbiamo al comando della classifica due corridori, Jan Kirsipuu e Massimo Donati a pari tempo, con Kirsipuu in maglia bianca di leader grazie ai suoi piazzamenti, poi c'è Silvio Martinello a 2 secondi, Baldato, Braichia a 5 secondi, Magnusson e Ongarato a 5 secondi. Questa è la classifica per quanto riguarda le prime posizioni e con questa classifica prende il via da Ostuni la penultima tappa del Giro di Puglia. E dopo la passerella dentro e fuori le strade della Bianca Ostuni, i corridori si avviano al cosiddetto chilometro zero, dove c'è la partenza ufficiale con l'azzeramento del tempo da parte dei cronometristi. Subito alla partenza, pronti via, due corridori riescono a evadere. Si tratta di Palouan, eccolo qui inquadrato, Palouan numero 97 del Mobilvetta Northwave, e con lui c'è anche Radaelli. Adesso ci spostiamo proprio con la nostra telecamera mobile subito su Radaelli, numero 174 della Vini Caldirola Longoni Sport. Davide, perché queste azioni? Ma sono corridori che cercano la fuga da lontano, non hanno nessuna chance negli ultimi chilometri, quindi azzardano. Fra l'altro oggi è la tappa più lunga del Giro delle Puglie, 211 chilometri, niente da fare per loro, il gruppo reagisce e vengono raggiunti dopo pochi chilometri. Il gruppo che però, forse grazie anche a questa azione, subito ha una media piuttosto elevata e subito è in vantaggio sulla media prevista per questa terza tappa. Ed eccoci a Claudio Chiappucci, Rosemary Amica Chips, corridore che ha ancora un suo fascino. Beh, Claudio Chiappucci è uno tra i corridori più amati dai tifosi, nessuno dimentica le bellissime prestazioni al Giro d'Italia, al Giro di Francia. E non si dà per vinto, anche se gli anni passano, ormai 34-35enne. Ecco, guarda un po', neanche a farlo apposta, ecco, arriviamo su Gianni Bugno, cioè i due leader della vecchia guardia dell'inizio degli anni 90. Sì, sono stati portabandieri. Bugno che va ancora al mondiale. Certo, ha vinto una tappa al Giro di Spagna, quindi un Bugno ancora in buone condizioni. E dopo 40 chilometri di corsa c'è un tentativo di fuga con Valerio Tebaldi, che vediamo adesso inquadrato, il corridore della Mobilvetta Northwave. Insieme a lui c'è il danese Krieger, corridore dell'Accept Card, la formazione danese a cui appartiene anche Braichia, il leader della classifica a punti. Hanno subito un grosso vantaggio, arriva a Gallipoli addirittura a 9 minuti e 45, poi il danese si stacca, perde terreno e comincia a diminuire il vantaggio. Adesso vediamo ancora Tebaldi, e Tebaldi ormai è rimasto solo, Davide, a poche speranze. Pochissime, anche perché c'è un forte vento contrario, ormai sono più di 100 km. Ecco, infatti che stiamo fuga. Vedendo il gruppo in cui si alternano gli azzurri con Celestino, con Tafi spessissimo. Sì, sono sempre loro in testa, anche perché potrebbero favorire un'eventuale volata di Martinello per quanto riguarda Celestino, che appunto corre nella pole insieme a lui, mentre Jerma sta tirando per il capo classifica, ecco. Kirsipuu, che secondo me però è un arrivo un po' troppo difficile per lui. Oh, Jerma quest'anno bella stagione, Tirreno Adriatico, Amstel, Gold Race, quindi in Olanda fra l'altro, dove sì, si corre il mondiale. Potrebbe essere un uomo pericoloso perché ha vinto proprio l'Amstel Gold Race non una ma due volte. Gruppo dunque che è tutto allungato adesso, quindi chiaramente la media segnala il servizio di informazione, è piuttosto alta la di informazione con Stefano e Virgilio Piccolo, Gianni Seghetti, Virgilio Rossi, Marco Selleri e Fausto Piccinini. Dice che dopo le prime 3 ore di corsa siamo a 41,666. Qui siamo al primo passaggio a Castromarina, mancano 27 km alla conclusione, il vantaggio sta diminuendo sensibilmente, l'ultima segnalazione era di 1 minuto e 50, vediamo adesso, ecco che sta spuntando adesso il gruppo con Tafi ancora lì davanti.
Taffi, Rebellin, intanto vedete il proprio sta diminuendo il distacco, niente da fare per Tebaldi, il gruppo ormai è nella scia di Tebaldi. 1,35 a 27 km con lui che ormai ha faticato da oltre 150 km di fuga, molti chilometri poi da solo. Intanto vediamo proprio Davide Rebellin con Elli, Taffi nelle prime posizioni, stanno tirando per andare a raggiungere Tebaldi, comunque una bella azione di Tebaldi, generoso come al solito. E qui siamo praticamente all'inizio dell'ultimo giro, dunque 27 chilometri alla conclusione comincia l'ultimo giro. E come era facilmente prevedibile, Tebaldi non può resistere al gruppo che rinviene, ecco proprio il momento in cui il gruppo riprende Valerio Tebaldi dopo circa 150 chilometri di fuga solitaria. A questo punto, Davide, a 7 chilometri dalla conclusione, vediamo il lavoro delle squadre dei velocisti. Qui c'è Fincato che si sta dando molto da fare. Sì, Fincato della Mercatone Uno Bianchi sta tirando in squadra a Checchin, che ha un buon spunto veloce. Però vediamo anche gli uomini della Casino con Yerman. Questo è chiaro, vuol dire... sono i compagni di squadra di Kirsipù, il leader della classifica. Però se tu nonché noti... velocista. Esatto, però ieri non hanno mai tirato, anzi hanno cercato la fuga con Elli. Oggi sono qui in testa a tirare, vuol dire che Kirsipù si sente bene, quindi cercherà di fare la volata anche se non è proprio per lui, perché questo strappo di 500-600 metri all'ultimo chilometro potrebbe appesantire la sua azione. Però evidentemente Kirsipù, che ieri sembrava quasi incredulo di essere rimasto leader della classifica, a questo punto ci ha preso gusto. Eh sì, a questo punto ci crede, anche perché questo Giro delle Puglie vedrà vincitore il corridore che totalizzerà il maggior numero di abbuoni. Ricordiamo che all'arrivo ci sono 5 secondi per il primo, 3 per il secondo ed un secondo per il terzo. Ora insieme alla Casino e alla Mercatone Uno Bianchi, che continua a guidare sempre con Fincato, vedo anche le maglie rossonere della Amore e Vita, chiaramente lavorano per Magnusson. Sì, lavorano per Magnusson che ieri è arrivato terzo, un Magnusson che sta crescendo di forma, potrebbe essere un osso duro per i prossimi campionati del mondo. E questo ovviamente è il lavoro da parte delle squadre dei velocisti, ma ci sono anche le squadre che non hanno dei velocisti e ora cerchiamo di capire, ecco, dal punto di vista tattico come si comportano in questo tipo di finale. Ne parliamo con Franco Giri, uno dei direttori sportivi della cantina Tollo Alexia Alluminio. Voi non avete il velocista, quindi che cosa bisogna fare? Naturalmente, non avendo un velocista, che se cerchiamo di tenere uomini abbastanza veloci come Collagé e Mazzante davanti, e l'arrivo è sullo strappo, ci può essere sempre, diciamo così, l'occasione per magari anticipare un attimino la volata. Noi non abbiamo qua purtroppo un velocista, ci dobbiamo accontentare in queste tappe pianeggianti così di una parte, diciamo così, di secondo piano. Ecco, continua quindi questa sorta di duello fra le squadre che non hanno i velocisti, come appunto la squadra di Gini che cerca eventualmente un colpo di un finisher, e le squadre dei velocisti come la Amore e Vita, che sta adesso lavorando moltissimo in questo finale. E mi sembra che qui, questo è Scopsi, Manuel Scopsi in questo momento che sta tirando, e mi sembra, Davide, che in questo momento che siano proprio le squadre dei velocisti che hanno la meglio. Beh, riescono a tenere il gruppo bello chiuso e veloce. Il problema qui è cercare di mantenere il proprio velocista davanti. Questi corridori cercano di avere la maggior andatura possibile proprio per fare in modo che altri non sopraggiungano. La strada è abbastanza bella, però siamo in riva al mare, quindi ci sono curve continue, però la strada è ottima, sempre Scopsi, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, mancano 3 chilometri all'arrivo circa. Per adesso hanno il sopravvento squadre come Casino, come Amore Vita, come Mercatone 1, però sta uscendo anche la Polti sulla destra con Sacchi, con Brasi, naturalmente per Martinello che ha ottenuto già di buoni piazzamenti qui. E che in classifica è lì vicino, quindi qui abbiamo detto che basta veramente la buono, i 5 secondi di buono per capovolgere delle situazioni di classifica. Ci si avvicina a questo finale, ecco, soprattutto c'è quell'ultimo strappo che potrebbe anche non essere più sufficiente per il lavoro dei velocisti, cioè lo strappo potrebbe far saltare il lavoro dei velocisti. Sì, potrebbe far saltare, perché uno strappo di 500-600 metri, ecco, ancora tardi davanti, potrebbe, come dicevo prima, appesantire la gamba di quelli che vanno meno bene in salita. Però corridori come Zanini, come Baldato, potrebbero invece avere la meglio. Rossano Brasi ancora era in testa al gruppo, adesso siamo praticamente a quasi all'ultimo chilometro, ecco, infatti siamo sotto lo striscione dell'ultimo chilometro col gruppo ancora tenuto chiuso, ma qui comincia
E subito dopo quella curva a destra comincia la parte più difficile, con uno strappo di 400-500 metri, con Taffi sempre che era nelle prime posizioni. E ora vediamo che cosa succede in questo ultimissimo chilometro, ultima parte. Siamo a circa 400 metri dalla conclusione, c'è Peters nelle prime posizioni che affronta la curva. Attenzione, scivolata di Peters che trascina Lombardi dietro di sé. Non si è accorto della doppia curva a sinistra, ha cercato di correggere, però non c'è stato niente da fare, ha scivolato e ha portato in parterre anche Lombardi. E intanto continua ovviamente la volata, c'è Mikkelsen, il danese Mikkelsen, che si è portato nelle posizioni di testa, mentre sta venendo fuori anche la maglia bianca di Kirsi Pu. Quindi adesso siamo all'ultima curva, ecco che infatti sbucano con Kirsi Pu nettamente in testa. Kirsi Pu vince a mani alzate davanti a Magnusson e poi credo che sia il portoghese Lopes che dovrebbe avere preceduto Silvio Martinello. Ancora piazzato, ancora un piazzamento per Martinello e ancora una vittoria per Kirsi Pu. E qui stiamo rivedendo, ecco Davide, la dinamica di questa scivolata. Lui ha fatto la curva bene, quando si è accorto che c'era un'altra curva di nuovo a sinistra ha cercato di svoltare, ma non c'è stato nulla da fare, gli è partita la ruota anteriore e scivolato. Sulla sua ruota c'era Lombardi, c'era Puttini, questo ha sicuramente condizionato la volata finale. E vediamo Lombardi, ecco, sorride Lombardi con Peters, simpaticissimo questo. Si è accorto che non ha fatto apposta, certo, anzi è andata male. Qui intanto invece stiamo rivedendo la volata, la parte finale. Qui Kirsi Pu vince proprio a braccia alzatissime, per così dire, con Magnusson chiaramente secondo, ma chiaramente battuto. Ecco Lopes, il portoghese, che è terzo, mentre di là, proprio sulla sinistra, c'è ancora Martinello, ecco, ancora piazzato. Qui lo rivediamo meglio. Vediamo la volata, c'è Mikkelsen in testa, che è riuscito a uscire primo dopo la caduta. Ecco, Mikkelsen ha fatto lo slalom dopo la caduta, quindi poi si è trovato lì. Sono partiti molto bene sia Kirsi Pu sulla destra, Martinello. Martinello, traiettoria ottima, però è partito come una scheggia proprio Kirsi Pu, è una progressione incredibile. Io non pensavo che dopo uno strappetto del genere, quello l'ultimo chilometro, fosse in grado di fare una volata del genere. Vuol dire che sta veramente bene. Chiaramente, ecco. Tanto che l'ultima curva, vediamo poi proprio, li rivediamo, ecco che escono, e al momento in cui escono nell'ultima curva Kirsi Pu è già nettamente primo. Una progressione con Martinello che è chiaramente battuto, è tutto alla sinistra, però ormai non ce la fa più, mentre vediamo che sta venendo fuori Magnusson, però è troppo tardi. Martinello probabilmente ha pagato lo scotto di non avere una grossa preparazione. Questa è una tappa, era la tappa più lunga, 211 km, partito bene, però Kirsi Pu lo ha nettamente battuto, ha fatto veramente gli ultimi 100 metri straordinari. Ecco qui dunque ancora il successo di Jan Kirsi Pu, vincitore di tappa e adesso proprio leader incontrastato della classifica. Ecco, adesso anche se ci fossero dei buchi come ci sono, non verrebbero conteggiati i secondi, perché quando c'è una caduta nell'ultimo chilometro, abbiamo visto che era a circa 400 metri, ecco, viene tutto neutralizzato, tutto il gruppo allo stesso tempo. Ed ecco la premiazione, che è solo per Kirsi Pu, vincitore di tappa e il nuovo leader della classifica generale, con un vantaggio adesso di 5 secondi ovviamente su Donati. Ed eccoci con i protagonisti della giornata. Andrea Taffi non ha vinto, ma anche oggi sempre in testa al gruppo. Stai facendo un test premondiale nel senso più completo del termine. Ma sicuramente il tempo ci sta dando una mano, quindi cerchiamo di fare il massimo. Anche oggi una tappa molto, diciamo, non impegnativa sotto il punto altimetrico, ma però è stata sempre combattuta. Questa fuga che ha preso 9 minuti, quindi di dietro abbiamo potuto fare un ottimo lavoro, quindi tirare, che per me era la cosa principale. Ecco, considerazioni tecniche, considerazioni anche atmosferiche, è stata una buona scelta quella di preparare il mondiale qui? Ma secondo me, visto le previsioni del tempo, come sono su al nord e al centro, penso che sia la scelta più azzeccata. Poi l'organizzazione è stata eccellente, quindi ci sono tutti i buoni obiettivi per poter far bene. Grazie, complimenti a Andrea Tanti e complimenti ovviamente a Jan Kirsi Pu. Questa volta è sicuramente lui il leader della classifica, per evitare ogni dubbio ha vinto la volata, quindi in classifica è chiaramente primo. Guselle Le Meilleur Sprinter de ce Tour, è il migliore velocista di questo giro. Oh, c'est difficile à dire, il y a beaucoup d'autres bons sprinters ici, mais bon, peut-être je suis un peu dans la meilleure condition que les autres. C'est peut-être ça qui la différence en ce moment. Ecco, probabilmente dice la differenza sta in una condizione, in questo momento la condizione sua evidentemente è migliore.
e quindi questo è il motivo per cui riesce a vincere. La vittoria finale se è Moan Luan, adesso la vittoria è molto meno lontana, è soltanto un giorno. Sì, resta una sola giornata, ma sarà una giornata molto difficile. Donc, je me souviens, l'année passée, je n'ai pas pu résister à être dans la, pour la gagne. Donc, mais je pense que cette année, je suis un peu plus fort, donc j'essaie de faire maximum. Sì, manca soltanto un giorno, dice Yann, però sarà un giorno molto difficile, anche in ricordo del passato, bisognerà cercare di resistere e il circuito finale di domani non sarà così facile. Appuntamento dunque a domani con Yann Kirsipou e veniamo a Valerio Tebaldi, un po' l'eroe della giornata, 150 chilometri circa di fuga, un vantaggio che a un certo punto a Gallipoli era arrivato a 9 minuti e 45 secondi, un pensierino Valerio ce l'avevi fatto. Sì, perché è difficile, sapevo già che queste cose hanno molta, una grande parte sta nella fortuna, no? Se si rilassano un attimo, ma posso dire solo abbiamo trovato tanto vento, però fa parte del gioco, ma visto che è un po' il nostro stile di corsa, si prova ad attaccare e a forza di provare può andare. Sappiamo benissimo che su 100 volte che si prova 99 va male, però se non direi che oggi Valerio la sfortuna maggiore è stata il vento contrario e forse la mancanza di un compagno un po' più valido del danese che a un certo punto ha mollato. Sì, lui non è che non collaborava, ha dato tutto perché sì, dopo il rifornimento io ho fatto l'andatura in salita, si è staccato, l'ho riaspettato. Poi Giuliani mi ha detto guarda che non ne ha e continua, io ho detto vabbè oh, non c'ho niente da perdere, ci provo, ma sono contento così, mi son divertito. E se non altro sei stato l'eroe di questa giornata, terza tappa di cui vi ricordo l'ordine d'arrivo, ha vinto Kirsipou della Casino che ha confermato dunque la sua posizione di leader della classifica, ha preceduto Magnusson della Amore Vita, terzo il portoghese Lopes, poi Martinello, Braichia e Baffi. Kirsipou leader della classifica e con questa situazione appuntamento a domani pomeriggio per la quarta e ultima tappa Porto Cesareo Martina Franca di 172 chilometri. Grazie dell'ascolto e buon pomeriggio da Castromarina. Edizione della breve corsa a tappe pugliese che si conclude oggi con l'ultima frazione, la Porto Cesareo Martina Franca di 172 chilometri, di cui i primi 100 in linea, gli ultimi 62 nel circuito della Valle d'Itria, un circuito con finale impegnativo di 12 chilometri da ripetere 6 volte. Vediamo subito proprio con Franco Cribiori le caratteristiche tecniche di questa tappa. Non è una tappa difficile, però viste le condizioni può diventare una tappa molto dura col vento laterale, con la pioggia, con le curve, col terreno scivoloso, c'è da aspettarsi di tutto. Infatti oggi è la prima giornata di pioggia e c'è da dire che il circuito finale presenta questo strappo da ripetere 6 volte che potrebbe forse a un certo punto incidere. Sì, quello sicuramente, poi è un circuito tortuoso per cui se è bagnato può farsi lezione veramente. È una corsa da giocare perché il distacco è minimo, ci sono 5 secondi al secondo, 7 agli altri, per cui chiunque può vincere. Dunque si conclude il Giro di Puglia 8 giorni dal Mondiale di Falkenburg. Qui c'erano 10 dei 12 azzurri selezionati da Antonio Fusi che ha fatto una fugace apparizione qui al Giro un paio di giorni fa. Paolo Bettini, unico della ASICS, gli altri due compagni hanno preferito un altro programma. Sì, hanno preferito rimanere a casa ad allenarsi. Niente, io non avevo mai fatto il Giro di Puglia, mi è piaciuta l'idea di venire giù. Niente, ho preferito fare questa scelta, speriamo di averla indovinata. La condizione? Sì, la condizione sta crescendo, anche qui ho provato la tappa di Alberobello, cercare insomma di vedere un attimo com'era la condizione, mi sembra che stia crescendo ancora, speriamo di arrivare al giorno del mondiale come pensi di arrivare, via, in ottime condizioni e di poter fare un bel lavoro. Luca Mazzanti, debuttante nel gruppo azzurro, prime impressioni? Ma l'impressione è buona, per me è una grande esperienza, speriamo di fare bene, anche se non corro cercherò di dare il mio contributo, almeno fare gruppo insomma. Stefano Zanini, un brivido l'altro giorno quando ti sei staccato, le condizioni invece come sono?
No, diciamo una buona condizione. Il fatto di essermi staccato l'altro giorno era solo per tirare un po' il fiato, recuperare dalle due giorni che abbiamo fatto in Emilia. Ho speso un po' di energie per dimostrare un po' la mia... Quindi al mondiale al 100%? Sì, penso proprio di sì. Finora Massimo Donati è l'unico degli azzurri che ha dimostrato con una vittoria di essere in condizione mondiale. Sì, condizione buona e devo dire che sto pedalando veramente bene, non me lo sarei aspettato neanch'io. Oggi guarderò di fare il possibile per vedere se riuscirò a vincere questo giro, ma sono convinto che c'è Kitsipu che va veramente forte. Andrea Daffi sicuramente il più determinato degli azzurri per fare tanta fatica, per fare tanto lavoro in questo giro. Ma sicuramente il mio obiettivo era quello di venire qua per rifinire la mia preparazione, diciamo che è andata così. Penso di aver fatto un ottimo lavoro che potrà venire buono sicuramente per il mondiale. Al mondiale con quali prospettive? Ma le prospettive sono quelle di poter far bene, di cercare di far bene, abbiamo un'ottima squadra, quest'anno siamo ancora più motivati e ben determinati per un unico obiettivo, quindi daremo veramente tutto per portare questa maglia di Zelato in Italia. Gianni Bugno, 34 anni, tanta voglia di correre, tutta una Vuelta, tutto il giro di Puglia per conquistare fortissimamente una maglia azzurra. E adesso? Adesso siamo ormai alla fine, siamo in prossimità di questo campionato del mondo, la condizione è buona, la squadra azzurra praticamente sono tutti uomini che hanno corso in Italia, quindi ho visto adesso, ho preso contatto adesso perché sono stato in Spagna fino all'altro giorno, una squadra compatta, unita e speriamo bene. Che ruolo ti ritagli? Ma io non mi ritaglio nessun ruolo, cercherò di fare il mio dovere in base a come andrà anche la corsa. So quali sono i miei limiti e metto a disposizione di Fusi e di tutta la nazionale, poi strada facendo vedremo. Dire regista è troppo o troppo poco? Ma non sono un tipo da saper dirigere una squadra, fare regista. Penso che i corridori che sono in nazionale sanno quello che devono fare. Fusi è un tecnico preparato e ha già dato delle disposizioni. Se tutti rispettano i propri ruoli sicuramente faremo un grande mondiale. In una squadra con possibili capitani e punte, Davide Rebellin ha un ruolo sicuramente importante. Sì, direi di sì, adesso dobbiamo ancora parlare bene della tattica di corsa con Fusi. Comunque penso di avere un buon ruolo di una certa importanza in modo da poter fare, di avere qualche chance anch'io, ecco, sperando di contribuire appunto per la vittoria nella maglia. Come sei uscito dal Giro di Puglia? Ma direi bene, sono venuto qui per rifinire un po' la condizione, già era buona, bastava quell'attimino di corse per rifinirla, diciamo. Marco Velo, campione italiano del cronometro, va al mondiale sia per la strada come prima riserva sia al cronometro, e qui ovviamente il massimo del tuo impegno. Sì, nel cronometro il principale mio obiettivo di questa finale di stagione, mi sono preparato abbastanza bene, speriamo di imbroccare anche la giornata giusta e di fare un ottimo risultato per la prova a cronometro. Fusi ti vede nei primi 5? Ma lo spero anch'io, l'obiettivo è provare a salire sul podio, so che è molto difficile perché davanti a me ci sono tanti altri campioni, però non si sa mai, come ripeto prima, una giornata giusta può portare anche sul podio. E ora torniamo alla tappa odierna mentre vediamo le immagini della partenza. Vi ricordo la classifica generale dopo le prime 3 giornate con 2 tappe vinte dall'estone Kirsipu e una vinta da Massimo Donati, proprio uno degli azzurri. In classifica Kirsipu precede di 5 secondi Donati, di 6 secondi Glenn Magnusson, di 7 secondi Silvio Martinello e Fabio Baldato, poi a 9 secondi ci sono Braichia e Lopez, a 10 secondi Adriano Baffi. Come era facilmente prevedibile, nella prima parte non ci sono episodi particolari, c'è soltanto questo tentativo brevissimo di Roscioli numero 33, insieme a lui ci sono l'australiano Anderson numero 161 e lo svizzero Yerman col numero 63, ma sono presto ripresi. E qui vediamo con Franco Gerbiori la situazione tipica dei ventagli. C'è il vento dal mare, no? C'è il vento dal mare, i corridori si dividono praticamente per coprirsi dal vento in due gruppi e si riparano quasi tutti perché la strada è buona e larga. Fosse stata più stretta, invece di due avrebbero fatto 4-5 gruppi.
E poco prima dell'ingresso nel circuito finale c'è una fuga con Giacomelli, Patuelli, Elli, Hamburger, Velo, Donati, Frigo, Savoldelli e Bols che passano. Adesso hanno 30 secondi alla fine del primo giro, avevano 45 secondi prima, e c'è da dire che Donati in questo momento è virtualmente il nuovo leader della classifica, essendo il secondo dietro Kirsipù. Quindi attualmente Donati con questa fuga è al comando della classifica del Giro di Puglia. Ma nel corso del secondo giro il gruppo annulla questa fuga, qui siamo a due giri dalla conclusione e c'è Patuelli adesso al comando. La corsa resta infatti molto movimentata e Patuelli faceva già parte di un gruppo che era andato alla manscoperta. Adesso vediamo all'inseguimento Duma, Tafi, Bols, Fincato, il gruppo allungato, il servizio informazione composto da Stefano e Virgilio Piccolo, Gianni Seghetti, Virgilio Rossi, Marco Selleri, Fausto Piccinini, informa che nelle prime tre ore la media sfiora i 40 orari e tende ad aumentare. Patuelli al comando con poco vantaggio a due giri dalla conclusione. La corsa resta combattutissima, siamo nel corso dell'ultimo giro che è appena cominciato, sono passati Bugno, Patuelli e Velo, poi Bugno ha lasciato che i due restassero da soli al comando, ancora Patuelli e Velo con pochissimi metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Un bellissimo finale, Franco. È combattutissimo, quello strappo evidentemente fa male perché il gruppo è sempre sfilacciato e direi che non è detto che arrivi il gruppo in volata visto come sta andando la corsa. Ecco, il gruppo adesso si sta riportando anche su Patuelli e su Velo dopo che aveva già ripreso Bugno. Lo strappo finale ha fatto sempre finora da trampolino di lancio. Sì, perché non è durissimo, però è fatto un po' a rampe, evidentemente quando c'è il cambio di ritmo qualcuno che sta meglio attacca. Patuelli fra l'altro è stato fra i più attivi, è già la terza o quarta volta che va all'attacco alla ricerca del successo personale e magari anche per preparare un po' il terreno per Magnusson, il suo compagno di squadra che è ben piazzato in classifica. Con gli abbuoni potrebbe ancora scavalcare Kirsipù. Ha fatto terzo, secondo, oggi è l'ultima tappa, non si sa mai, sta crescendo molto bene. Molto bene anche tutti gli azzurri, quasi tutti gli azzurri che sono in gara. Ecco che Patuelli ora si è rialzato, resta soltanto Marco Velo che sta un po' provando il suo campionato del mondo a cronometro, lui sarà la nostra punta nel cronometro. Sì, sta andando bene e penso che farà bella figura perché sta andando veramente forte. Ancora gruppo praticamente compatto, adesso viene ripreso ancora Velo, ma riparte ancora Bols, Udo Bols, anche lui sarà al mondiale. Vediamo Hamburger, compagno di squadra di Kirsipù, che va a chiudere il buco, una volta Yerman, una volta Kirsipù, una volta appunto adesso Hamburger. Vediamo che c'è molto lavoro per la Casino, ecco, è passato proprio adesso Kirsipù, è un finale pericolosissimo per l'Estone. È abbastanza duro, però del resto ieri ha vinto una volata su uno strappo, per cui direi che un corridore imprevedibile potrebbe anche vincere ancora la tappa, non è detto, è lì abbastanza bene, lì davanti, ormai gli strappi più duri sono fatti, vediamo. C'è Fincato che sta riportandosi davanti, il gruppo è sempre allungatissimo, la strada è un po' stretta, però il gruppo sta andando molto veloce, la media dei giri finali è stata sui 42-43, il giro più veloce intorno ai 43 e la media è risalita globalmente, siamo oltre i 40 orari adesso come media globale, stiamo vedendo tutto il gruppo, il nostro operatore sta facendo sfilare tutto quanto il gruppo, molto bella questa immagine proprio dentro il cuore della corsa a meno di 6 km dalla conclusione. Sì, c'è l'ultimo strappo adesso, per cui è presumibile che qualche altro corridore possa scattare e vedremo cosa succede. La corsa è stata combattuta, tirata col vento, per cui credo che siano anche affaticati. Il tempo è migliorato dal punto di vista atmosferico per fortuna, quindi questo sicuramente è un grosso vantaggio. Vediamo Vinokurov, altro corridore della Casino che sta proteggendo. Ecco, ancora c'è un attacco e siamo proprio all'ultimo chilometro con l'attacco da parte di Donati con Valotti e Magnusson. Era Valotti che ha tentato, eccolo ancora in testa Valotti con Magnusson che è uscito alle spalle di Magnusson, c'è Donati anche lui, ecco che stanno passando i primi inseguitori con il gruppo che è lì. Kirsipù a 2 chilometri dalla conclusione ha avuto un po' di difficoltà di cedimento,
c'è una frattura, quindi c'è vantaggio, e quindi chi vince può vincere il giro fra Balotti e fra Magnusson e Donati, ed è Magnusson primo, Magnusson secondo, Donati terzo e Balotti, quindi Magnusson vince la tappa ma vince anche il giro per il gioco degli abbuoni. Se avesse vinto Donati sarebbe stato il corridore della Saeco a vincere la classifica finale. Rivediamo ancora il replay con Magnusson, netta la vittoria di Magnusson. E questo è un bel velocista, e poi è cresciuto bene, può diventare un cliente pericoloso per il mondiale, perché non è un percorso molto duro col vento, diciamo che è un percorso adatto a lui ed è uno dei favoriti secondo me. E intanto oggi si toglie questa bellissima soddisfazione, eccolo sul podio, sempre lui come vincitore di tappa, come vincitore della classifica finale, come vincitore anche della classifica punti, Glenn Magnusson. Ed eccoci allora con il podio definitivo, con Glenn Magnusson che con un colpo a sorpresa è riuscito a centrare tutto, tappa, classifica finale, classifica punti, un trionfo Glenn. Sì, molto contento adesso perché ultima prova prima del mondiale per me, per quello sto bene, contento. Tu vai al mondiale per vincere? Sì, cercare di fare un bel mondiale come l'anno scorso, ma quest'anno ancora meglio, spero. Questa vittoria è un po' a sorpresa? Magari per voi, ma per me e per la nostra squadra, no? Perché io ho puntato al finale della stagione, ho fatto piano piano, ho fatto crescere forma adesso. Complimenti a Glenn Magnusson e bisogna dire un tiratina d'orecchie a Massimo Donati che oggi è arrivato secondo in classifica finale. Il rammarico di Albero Bello diventa più grosso adesso. Sì, un po' di amarezza in bocca senz'altro c'è, però devo dire che sono contento di come sto andando. Anche oggi ho dimostrato di avere una buonissima condizione, questo è di buon auspicio per Valkenburg, per il mondiale. Grazie, allora ricordiamo l'ordine d'arrivo conclusivo: ha vinto Glenn Magnusson in Amore Vita Forte Arcole alla media di 40.357, precedendo in volata Donati, poi Paolo Valotti, quindi Mazzanti, Martinello, Checchin, Baldato, Bontempi e Giacomelli in classifica generale. Per un secondo Glenn Magnusson ha preceduto Donati vincendo il 25esimo giro delle Puglie. Al terzo posto il vincitore dell'anno scorso, Silvio Martinello. Marbei, stanno tirando molto forte questi due corridori, però non hanno un grosso vantaggio, anche perché dietro mi fanno burro perché ci sono due corridori della Rabobank, due corridori della Credito Agricola, e quindi è ipotizzabile che almeno uno di questi corridori si sacrifichi per andare a raggiungere questi due. 10 secondi di vantaggio per i due battistrada, il gruppo a un minuto. Inizia oggi in Francia la stagione del ciclocross. Rai Sport anche quest'anno prevede la telecronaca di tutte le più importanti manifestazioni in Italia. È sempre Armando Zamprogna il leader di questa manifestazione. La stagione del ciclocross che inizierà l'8 novembre a Scorzè, poi Bolzano, poi si va in dicembre con le prove di Coppa del Mondo. Praticamente tutte le più importanti manifestazioni di ciclocross in Italia.